signori, oggi siamo con Francex 09. Siamo tornati, è primavera, fa un caldo atroce. Siamo andati a Castellone perché questo tizio dice che c'è. Mettono la musica tipo. Ma che ne so io, forse sarà un profilo falso. Ma che ne so, vabbè, almeno ci facciamo una passeggiata per Castellone. Se non ci sta, dove E stiamo salendo per arrivarci. Poi dopo ci compriamo le hotels e ci raggiungono gli altri. E vabbè, ci vediamo dopo quando arriviamo a Castellone. Arrivati e siamo anche sopra alla stazione. Qui c'è Franchex e siamo arrivati qui. Signori, siamo arrivati dopo aver messo il video. Tu lo sei visto? Tu sei visto quel video? Quello là che ho fatto qua con Aldo. Quello là che dura 16 minuti, mi sembra, sì. Lo sei visto poi quello del compleanno di Aldo? Di Guidino, di Guido. Ma Guido chi? Cosa Quello, fa? no, Guido, quello là è il cuginetto di Aldo, ho fatto un video. Ah, quello! Quello là di 6 minuti. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Però non me lo ricordo proprio. Allora, io ne Ti ricordi approfitto. come ti va? Guarda che ci sono venuto l'altra volta per dirti, appunto lo so. Guarda, hai fatto ancora ste mosche che girano qua di. Questo esiste dai tempi romani. Lo so, se no perché l'hanno è qua. Oh, che figo! C'è sia quello là inciso che sta su tutte le porte che quello là messo da loro in teoria. Guarda che bello. 48. E qua ci sta Vizi e Virtù che è un ristorante molto carino. Io ci vado sempre. No, Risto Pub. Ah, fanno i panini. Fanno il Questo non lo sapevo. Allora. tipo Mac, Sì, ma i burger. pub fanno una molto meglio del Mac, li fanno i panini. A me preferisco il Burger King al Mac, Mi piace, sinceramente. eh. A me piace il chicken burger. Anche perché il Mac Poi ti dà un intanto. hamburger piccolo e tipo io un giorno mi sono mangiato le crocchette. L'altra volta praticamente, sempre con Aldo e Guido, quindi abbiamo giocato a quel nasco, al gioco di Aldo e Col super Tiziano. Mario. Eh sì, vabbè, l'ho ripreso l'altra volta. E quindi io tipo stavo sempre nascosto qua, raga. E l'altra volta io li avevo visti qua e per questo mi ero scappato. Guarda, Pensavo. tizio, questo è tutto tardo barocco. Sì, e per questo ero scappato. E quindi pensavo là che l'aveste visto, invece non l'avevate visto perché ho ricontrollato il video. Però vabbè, ve l'ho fatto vedere ora addossavano. L'hai Qua stiamo bloccato. andando alla porta degli spagnoli. Ok. Lui sa tutto, è tipo una Sì, guida vabbè. per me. Ma fa un caldo. Io Fa raga, un caldo. io c'ho. Come si chiama? Ma. Certo, faranno tipo 18 gradi. C'ho canottiera e felpa. Quella invernale. E basta. E Ma nient'altro. io c'ho E mi solo sto ammazzando di caldo. È canottiera, solo una magliettina, felpina. maniche È una felpa, corte raga. Aspetta. e coso È una di felpa. felpa. Semplice, semplice. Questo invece c'ha la felpa leggera, però c'ha la roba sotto. Sì, c'ho la canottiera Quindi stai un po' più al caldo. a maniche corte. Però andiamo più piano, fra, perché Sì, qua sì. non si capisce il video, se no, capito? Sì. Poi tu che hai detto oggi lui è caduto sulla sedia, ha detto. Sì, cioè praticamente stavo parlando, Ti aspetta avevano che stavo interrogato. parlando, mi hanno interrogato praticamente, non so come sono caduto così d'improvviso. T'hanno piato per il culo. Comunque, un'altra cosa, è finita la scuola, non lo diciamo. Le Lo vacanze, so. mo' di Pasqua, non lo diciamo questo, eh. Oggi ho fatto un cazzo, tutto dall'una fino adesso, davanti all'Xbox, su Forza Horizon 4, poi su YouTube, e mo' mio padre sta a vedere Netflix. Grazie, ci siamo fatti questa micro passeggiatina per i vicoli, questo esemplare. Dopo vi farò, dopo registriamo ancora perché andiamo a scegliere le Hot Wheels, Pierluigi rimane giù, capito? E va bene. Quindi nell'attesa del nostro amico, noi vi salutiamo, ci vediamo dopo che Eh andiamo più alle Hot Wheels. Io sì. spero di trovare la Urus, perché l'altra Io volta. spero di No, trovare perché la io l'altra volta mi sono preso la Fer. Giovanni, Gionda. La Pagani. No, fra, quella è rarissima da trovare come Hot Come no? Wheels.
Non la trovi vabbè, là. Vabbè, qualcosa di più facile. Romeo Giulia Quadrifoglio. No, non esiste. Vabbè, ci sta la sezione poi delle macchinine della Burago fatte per la Ferrari. Comunque, Teo, sei pigliato l'uovo della Burago, fra? No. No, come? Quello... Vabbè, me lo faccio prendere. Fatelo prendere, perché da là dentro sai cosa esce? Esce la macchinina. Aspetta, proprio una macchinina veramente. No, non ti esce, fra, non lo trovi là, è diverso. Te ne esce, però. Uovo Burago, macchinina scala 1,64. Perché è quella delle. È uguale a quella. Poi ci sta. È uguale a quella delle Hotels. Poi ci sta la questo? No, è un altro. Non è quello. Vediamo. E quindi poi ci sta, poi dentro c'è anche la. Ci sta anche la versione di 1,43. Poi non va avanti il video perché è arrivato il mio amico che non vuole essere ripreso e quindi lo concludo dicendo che la macchinina che alla fine io ho preso è questo bellissimo fuoristrada della Chevrolet. Quindi concludo ora col dirvi che era tipo, è stato ieri il video e lo continuo adesso un attimo, 2 secondi. E vabbè, era questo che volevo farvi vedere, questa bellissima macchina. Comunque concludo il video ora, ci vediamo da Super Tizio. Bella ragazzi.